FG, Base Games, Headshot, Beach Boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da The Face Game. Oggi siamo su Battlefield 4. Tibu e Rino, come sempre, come a commentare. Come sempre, ormai il Tibu è una special guest. Bisogna festeggiare sono quando una c'è. Sono una variante. La X. Non si sa quanto equivale a X. Allora, praticamente, cosa portiamo oggi sul canale? Cosa portiamo? Non oggi... lo portiamo noi, lo porta qualcun altro. Boh, lo portiamo insieme. No. Un po' di merito. No, ma vaffanculo, tu lo meriti merito un cazzo. Solo a Izio, ragazzi. 92. È un tizio molto bravo a giocare a Battlefield. È un Izio qualunque. No, è uno che, di quelli che è nato sull'elicottero e morirà sull'elicottero. Allora, il video, chiaramente, se lo vedete con delle dissolvenze, è perché è stato velocizzato e tagliato, perché altrimenti sarebbe durato un gameplay di un'ora. E sapete che le partite di Battlefield durano tantissimi, tantissimo. Quindi c'è più movimento, quindi siete più coinvolti. Ma perché è stato scelto questo gameplay? Perché fa un 86-4, quindi 86 uccisioni in mod, che praticamente a quanto pare è il record italiano su Non è vero, il record italiano è 87-3. No, ma è su Final Stand questo. Su Stand Initial. Cos'è Final Stand? È l'ultimo DLC di Battlefield 4. Bravo, sentiamo adesso Tibu. No, hai giocato all'ultimo DLC di Battlefield 4? Tu che hai il premium anche. No, non tu che hai speso 200.000 euro per avere anche il premium. Cioè, io l'ho comprato e non ho neanche mai il premio. No, ecco, Tibu, fermi tutti. Tibu è la persona con il più basso, che ha record mondiale di più basse ore di gioco utilizzate in Battlefield. Praticamente 4. L'ha anche installato, quindi con Battlefield 4 premium. Sì, esatto, proprio quello che hai speso anche di più. Mi mancano i DLC, devo comprarli. Praticamente li hai presi perché devi ancora hai il premium, cazzo. Boh, praticamente ti dico che io ho giocato ovviamente su Final Stand su PC. Tu invece penso che sia l'esatto opposto. Opposto. Sì. Sei la persona che ha più ore di gioco in Battlefield. Ho visto gente che ne ha un miliardo. Sì, ma sì, comunque non è che l'ho comprato per hobby, ho sbagliato. L'ho comprato e poi non ho avuto Speravi di aver tempo. Sì, praticamente su Final Stand praticamente tutto ambientato nella neve. Nelle mappe con la neve. Ma sto qui veramente di notte. Sì, ma sto qui non vedo. Almeno da sboccare, però vederlo così veloce. Gira come una trottola. Gigi la trottola. Sì, che doveva chiamare Gigi la trottola. Tra l'altro, ci sono anche dei veicoli nuovi su. Comunque, praticamente. Comunque, lui è tizio che guida, è Caio che spara, giusto? Neck. Allora, ragazzi, questa è una delle quattro morti che fa, giusto? Esatto, ci sono anche dei veicoli nuovi. C'è una sorta di carro armato Overcraft su Battlefield 4. Ma questo sembra un carro armato Overcraft? No, lui usa solo il Little Bird. Ecco. Però, giusto per parlare un po' del DLC Final Step, per chi magari non l'ha provato. C'è anche lo Yeti. O è indeciso se c'è anche lo Yeti. O chi magari decide di comprare e non usarlo. Esatto, e anche questi, ovviamente. Vi assicuro che è un DLC molto bello, che mi è piaciuto molto. Intanto perché ci sono delle novità, nel senso hanno inserito delle armi nuove, i veicoli nuovi. Boh, Battlefield comunque è sempre bello, anche i vari DLC che escono. Anche nel 3 non mi ha mai deluso. Però ti dico, dei 4, dei 5 DLC che sono usciti, quello che mi piace di più è stato China Rising. E questo qui è molto bello. Solo perché ci sono le navi, China Rising, altrimenti no, c'è Napoli Naval Strike. Ho sbagliato. Praticamente in questo DLC hanno inserito una sorta di fucile a precisione. Assurdo perché? Perché praticamente spara un colpo alla volta e ci mette 2 ore a ricaricare. E spara tipo con un impulso elettromagnetico. Cazzo. Sta un po' a caricarsi. Tu quando schiacci, non è che spara solo, tu schiacci e spara dopo un secondo, tipo. Fa tic. Tira una missilata assurda. Ok, va bene, ma uccide. Il proiettile non ha caduto, uccide con un colpo. Vabbè, ho capito, ma allora tu se usassi quell'arma tempo lì. Arriva in tempo 0 sì, un perché secondo. Già devi stare un secondo prima. E per di più non ha caduta. Comunque, praticamente è un tosa erba sto elicottero. Cioè, sì, passa un centimetro da. A parte che non c'è erba, un togli neve. Sì, dire che Izio 92, se non sbaglio, ci aveva già inviato un gameplay o una clip che era entrata in una top, ora non mi ricordo. Adesso non mi ricordo neanche io. Comunque trovate il suo canale in descrizione. Sì, ovvio. È entrato nella top o in una topa? Non mi ricordo. Io gli auguro di essere entrato in una topa piuttosto che in una topa. Io penso che abbia uguale valenza, quindi entrambe. No, io secondo me. E io penso che la gente sia. Io e te abbiamo due valori leggermente diversi. Ma scusa, se i defense non scendono in una tua clip, a te non ti eccita? No. Ma, cioè, a me no, personalmente no. Perché? Boh, a parte che c'è niente gente che urlava come delle scimmie. Ma Taylor, ti stai bagnando?
io sì. No, allora io mi sposto. Scusa, io vedo questo gameplay e mi bagno. Tibo, facciamo lo scambio di posto? Ma tu sei nel mezzo. Puoi toccarmi il sedere anche tu? No. Come anche tu? Boh, tu Rinnegan l'hai già fatto. No. Ma va cagare. Guarda, li tirano anche sotto. Cioè, tra l'altro che in questo gameplay... Ma c'è qualcuno che riesce a... Non solo gli spara, cazzo! No, boh, un paio di RPG gli hanno tirato, dai. Boh, ok, è vero, però... Ma guarda, guarda come scava, guarda come scava, guarda come scava. Come fa a guidare una roba, cioè, così bene? Bravo. Ma a parte che Little Boar su Battlefield 4 è molto più manovrevole. Sì, vabbè, sì. Ma cavolo, guarda come passa, cioè. Su Battlefield 3 era più difficile, invece quegli elicotteri lì sono difficilissimi. Sì, no, ho capito. Soprattutto ho capito, ma beh, ma non c'è nessun altro non c'è nessun altro velivolo che può tenergli testa. Ah, come è vedete normale. Usa la minigun da 7 mm e mezzo e i missili di ricerca di calore. Io solitamente non uso, uso i cannoni da 25 mm, sì. I cannoni da 25 così di copri nemici. Esatto. Usi i cannoni da 25 mm. Guarda. Perché mio Dio, sì. Quei cannoni da 25 mm poi fa danno anche ai carri armati. Sì, ma lui con i missili più di merda. Ma qui non so se ci sono carri armati. Sì, ci sono. Ah, sì? I mezzi corazzati, ci sono i VTC. Guarda come passa, cioè. Invece sta spaccando i culi solo agli elicotteri e alle persone. Persone, perché gli passa un centimetro. Scusa. Beh, ti dirò che in questa mappa ci sono tanti cecchini, quindi è facile trovare gente apposta. Sì, ma guarda quanto bagno. Bravo è a mirare. Cioè, cazzo, va via. Perché vedi che la mappa ha tante cunette, quindi stendono a mettersi distesi. Sì, sulle montagne. Infatti lui vedi che gira sempre. Beh, verso. Quindi anche per lui è un attimo un vantaggio, perché essendoci tutte queste montagnette, pare che deve passarci in mezzo. Guardalo, guardalo cosa guarda. Anche? Fa tutto da solo? È un tutto ma non c'era neanche un altro che gli dava una mano. Bob l'ha è un MacGyver praticamente. No, no, è da solo? È un MacGyver degli ammazza la giusta. Ammazza uccide, il tempo. Ammazza il tempo. La giusta persone. Guarda, 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 guarda. Che dopo ha una mira incredibile, perché usare la minigun a 7,5. Non è facile. Sentite come parla, cioè come se l'avessi usata veramente. Come se l'avessi ideata lui. Lui sì. Spara, lui va a casa, ha una minigun sul cortile e spara. Guarda, si deve aggiustare l'elicottero. Vabbè, perché tu non ce l'hai? No. Dio, che persona strana. Praticamente è difficile prendere la mia, perché ha un raggio d'azione piccolo. Va bene, ma vedi lui opta. Uccide subito. Opta, sì, prende questa qui, ma... e soprattutto non ha il problema del raggio piccolo. Perché cosa fa? Per evitare questa cosa, guardalo, gli va troppo proprio attaccato a sparargli. Ma cazzo, ma è una bestia. È bravo a mirare con l'elicottero. Io, a parte che usando i cannoni da 25 mm, anche se è meno preciso, riesco a ucciderli perché esplodono tipo un po'. Sì. Però quando spari l'elicottero è più difficile, perché ovviamente l'elicottero si muove, è difficile. O lo prendi col cannone. Guarda, lui è bravo. Cosa, cazzo. Ma poi guarda, fa livelli, cioè, di stradali praticamente. Infatti che è furia stradale, se succede uno fa furia stradale. Poi al posto delle moto ovviamente hanno inserito le moto da neve. Le moto da neve, o i gatti delle nevi. No, ci sono gatti anche tu, c'è lo Yeti, il gatto non c'è. E per quanto riguarda invece i missili a ricerca di calore, li usa perché probabilmente lui si impegna più a uccidere gli elicotteri che i mezzi aerei. Invece a me perché, piace... ad essere sincero, ho visto fino adesso un paio di mezzi di terra. Sì, ma ti dirò che se provi, io che ho provato a uccidere i mezzi di terra, distruggere i mezzi di terra. È morto, ma ho ucciso anche il nemico. È più facile se usi i missili terra aria terra. Tu invece usi sempre terra terra, perché tu sei terra terra. No, esatto. Io non uso missili, io mi schianto contro, faccio il kamikaze. Perché se no. Quelle pale lì, se ci passi in mezzo, ti uccidono. Ma fai tu. Che buono, non sa mai. Quelli sono delle palle eoliche. Hai mai provato ad entrare su una palla eolica? Una palla eolica no, ma diventa su una palla eolica. Ma immagina neanche. Una palla che gira così. A vento. Una palla, va bene, dai. Vabbè ragazzi, io direi che il video ormai sta per concludersi. Ma la carneficina, speriamo ancora che sia... un minuto e mezzo dove dovremmo cercare di dire qualcosa di sensato. Sì, ma ho capito, ma la carneficina dovrebbe finire fra poco, Beh, carneficina, faccio l'otto 80 soluzioni. Va bene, ho capito, ma falle tu con l'elicottero. Falle tu, brutta stronza. Ormai non posso più dire fallo. Che c'è subito il resto, dai. Fallo tu, brutto stronzo. Cioè, ma io non so, manca a caso, succede così, No, perché se arriverà sicuro. Anch'io ho fatto partite così, che cazzo. Va bene, filma ce le manda. Ma non ho il PVR. C'è la funzione share di PlayStation 4? No, perché ho l'Xbox. C'è anche sull'Xbox? Ho la PlayStation 3? No, mi si è spaccato il televisore. No, come cazzo hai fatto a fare 86.4 allora? Me l'ha detto mio amico che era in multiplayer con me. Io giocavo da senza schermo. Ecco le sfide del Face Game. Mandateci un gameplay. Lo sai che lì dentro puoi entrare e c'è il bombardiere? Il bombardiere dentro tu chiami il bombardiere da dentro il sottomarino che è immerso nelle terre emerse. Bene, sono contento. Vabbè ragazzi, fantastico.
e il video ormai è finito. Se vi è piaciuto, cliccate su mi piace, iscrivetevi al nostro canale, anche al suo e alla nostra pagina di Facebook, e scaricate anche l'app di The Face Game. Sì, e mettete anche mi piace sulla pagina Facebook. Ma sai che loro non e iscrivetevi anche al secondo canale. Ma sai e che... andate anche a fanculo. Porca troia! Al prossimo video. Ciao.